Little Design di Giugiaro è ormai parte integrante della galassia Volkswagen, ma lo stilista del secolo dispone sempre di uno spazio in cui esprimere la sua forza creativa, anche quando le sue proposte non coinvolgono il gruppo tedesco. Questa facoltà si è realizzata a Ginevra con la Concept Brivido, che secondo la dichiarazione dello stesso stilista rappresenta il vero lusso di oggi, cioè viaggiare comodi e sicure anche su una GT lunga 4,98 m, in grado di raggiungere i 275 km all'ora grazie ad un motore di 3000 cm3 da 360 cavalli. Alluminio, fibra di carbonio e vetro sono i materiali che caratterizzano la carrozzeria della Brivido, mentre nell'allestimento sono comprese tutte le più moderne soluzioni per il comfort, l'intrattenimento, il collegamento con il mondo esterno e la sicurezza disponibili sulle auto più sofisticate di oggi e su quelle di domani. Oltre alla collaborazione per lo stile della Ferrari F12 berlinetta, Pininfarina ha portato a Ginevra la Cambiano, una sportiva di lusso ad alte prestazioni rispettosa dell'ambiente. Firmata da Fabio Filippini, la Cambiano sfrutta al meglio l'aerodinamica studiata nella Galleria del Vento e propone portiere d'apertura contrapposta senza montante centrale. Il telaio è costituito da una cellula di fibra di carbonio alla quale si ancorano le parti anteriori e posteriori che incorporano le sospensioni. Il peso totale è di 1695 kg. Utilizza 4 motori da 60 kW, uno per ogni ruota, abbinati ad un motore a turbina a gasolio che ricarica le batterie. Vengono dichiarati 4,2 secondi nello scatto da 0 a 100 km all'ora ed una velocità massima di 275 km all'ora. Contando anche su un serbatoio da 50 litri, l'autonomia arriva a 800 km. E in modalità solo elettrica si superano i 200 km. Grandi poi i benefici per l'ambiente, solo 45 grammi chilometro di CO2. L'indomita signora Lilli Bertone aveva promesso che avrebbe per sempre portato avanti l'azienda nel nome del marito e l'ha fatto. E per celebrare non solo il grande maestro dello stile italiano nell'auto, ma anche il centenario della carrozzeria Bertone, ha portato a Ginevra l'Annuccio, così come si chiamava il compagno della sua vita. L'Annuccio è una sportiva estrema perfettamente funzionante che sviluppa un tema tipico di Bertone, la berlinetta a motore posteriore centrale ad altissime prestazioni e raffinatissimi interni curati con maniacale attenzione artigianale. Adotta un 8 cilindri V di 4,3 litri e 480 cavalli. Lo stile si esprime in un unico volume, basso e muscoloso, lunghezza 4.800 mm, larghezza 1.950 e altezza 1.220, che richiama alcune Bertone vere e proprie iconi del car design, come l'Alfa Romeo Carabo del 68, la Lancia Stratos del 70 e la Lamborghini Countach del 71. Più che mai attiva la storica carrozzeria Touring, nata a Milano nel 1926, è titolare di quel marchio di fabbrica super leggera che continua ad identificarla nel mondo. A Ginevra il colpo a sorpresa, carico anche di nostalgia, è stata la Disco Volante 2012, coupé a due posti, che potrà essere prodotta a mano, in piccolissima serie, per una clientela di appassionati. Le linee si ispirano all'Alfa Romeo C52 disco volante disegnata nel 1952 su telaio dell'Alfa Romeo 1009C. Quella del 2012 nasce invece sul telaio dell'Alfa Romeo 8C competizione integralmente conservato. Il motore è un vuoto da 4,7 litri e 450 cavalli in posizione anteriore con trazione posteriore. Il cambio è sequenziale elettroattuato a 6 rapporti con comando a palette, il differenziale a slittamento limitato. I dettagli di maggior valore e prestigio sono fabbricati a mano secondo le richieste del committente e ci vorranno 8 mesi di attesa per entrarne in possesso.